Buon pomeriggio Ivana. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, come stai? Ciao, bene, bene, sono un po' stravolto perché stiamo facendo le prove del nuovo tour, per cui siamo proprio anche all'ultimo giorno di prove, abbiamo le prove generali. Eh sì. Addio, la voce non c'è quasi più. Ti abbiamo colto in fragrante. Fra l'altro domani è la data la data zero, insomma, di questo tour. La data zero, sì, praticamente è la prova generale che diventa la data zero. Certo. E poi c'è una piccola pausa, poi il tour inizia. Perché no, sono felicissima, perché quando io devo organizzare una tournée mi piace proprio l'allestimento, le scenografie, curare, certo, curare tutte queste cose, perché allo spettacolo, cioè, io ci tengo a dare non solo musica, mi piace regalare delle cose anche da vedersi, soprattutto regalare un sorriso alla gente, per cui ci saranno tante trovate nel un pochino un mini musical, diciamo. Certo, nell'impatto scenico anche, nell'impatto sì, scenico. Sì, per me è importantissimo cercare di dare qualcosina in più anche della musica e poi soprattutto un sorriso. È sempre stata è sempre stata la tua filosofia, sì, dal 1987, dagli inizi, di dare qualcosa esatto. In più al tuo pubblico. Sì, ci tengo tantissimo, perché io se vado a un concerto, se non succede qualcosa durante il concerto, io dopo 2, 3, 4 canzoni sono stanca, per cui penso che siano tutti così, no? Per cui è bello anche fare, e poi il fatto di regalare il sorriso è sempre stata... ci ho sempre tenuto tanto, perché io penso che tutti quanti noi abbiamo tutti i nostri problemi, no? Allora un certo. Uomo o una donna di spettacolo, anche è giusto far pensare con una canzone, è giusto far riflettere, ma è giusto anche regalare un attimo, qualche minuto di svago, di togliere i pensieri, che ne abbiamo tutti in abbondanza, specialmente in questo tempo, in questi periodi qua, che più andiamo avanti più tutto diventa pesante, vediamo tante cose brutte intorno a noi. Allora riuscire a regalare un sorriso alla gente per me è una cosa bellissima, oltre che la musica. Ecco, infatti al di là della voce ci sono importanti, come dici tu, sono questi messaggi che tu durante le tue date, quindi durante i tuoi concerti, tu questi messaggi li lanci in maniera molto chiara, attraverso appunto tutto l'impatto scenografico e la tua presenza, insomma, quindi tutto insieme che fa appunto questo il risultato. Io lo spero che sia il risultato buono, io ce la sto mettendo tutta, sono a pezzi, perché ogni volta non mi risparmio, sto seguendo le scenografie, addirittura vado a prendere delle cose che manco, le faccio personalmente tante cose, proprio perché mi piace ricreare certe atmosfere, e per cui per me è un periodo stressante da morire, ma altrettanto bello, guarda, proprio sono gasatissima, sono senza più voce ma piena d'energia, felice, poi oggi che vedo il sole dopo la tempesta di ieri, ragazzi, due dita di grandine, sembrava la neve dappertutto, è bellissimo. Dopodomani facciamo il concerto all'aperto. All'aperto sei proprio? All'aperto, esatto. Speriamo. No, adesso stiamo provando in un palosport, però certo. Dopodomani, cioè domani è all'aperto. Una grande Ivana Spagna, dicevo, sempre con appunto la filosofia del sorriso. Ti abbiamo visto e ti abbiamo apprezzato all'interno anche di Music Farmery, quella più equilibrata, anzi, che facevi ragionare gli altri tuoi colleghi. Ti abbiamo visto recentemente anche al Festival di Sanremo. Com'è nata l'idea della canzone insieme a Loredana Bertè? L'idea è venuta a Loredana. Che ti ha chiamato? È stata Loredana, sì, è stata Loredana che ha avuto questa idea, perché... Poi già una cosa era nata già qualche mese prima, non l'idea di Sanremo, ma qualche mese prima mi aveva chiamato alle 3 del pomeriggio per la sera, mi dice, mi viene ad aiutare? Dove? Ho detto Loredana, a fare un concerto, era a Milano, no? Al teatro di Milano. Sì, sì. E sono andata, insomma, ho provato praticamente 2 minuti e mezzo neanche, e alla sera ho cantato una canzone con lei, poi un'altra canzone da sola, la canzone di sua sorella, di Mia Martini. Ed è stata una cosa bellissima, ci siamo divertite davvero, e poi è nata da parte sua questa idea del duetto di insieme a Sanremo. Io vi dico che mi sono divertita, ho vissuto Sanremo forse come dovrebbe essere vissuto veramente, divertendosi anche. Ma ha fatto il vestito della prima serata, me l'ha disegnato lei, cucito anche lei e anch'io insieme, sì. Ci si trovava alle 2:30 di notte che mi diceva vieni qua, ma guarda che bello. Ma è bello, ma ci vorrebbe questo recupero proprio, questo recupero di questa emozione, guarda, è importante secondo me. Ma guarda, io mi sono divertita come non mai, perché lei è un uragano proprio, cioè una forza, è una cosa che ti trascina, è una cosa incredibile, e poi non lo so, forse perché proprio siamo bianco e nero, veramente, ma in tutto. Io non lo so, io ho dell'affetto proprio per Loredana, le voglio bene, spero che la cosa possa continuare, ma non per il fatto di lavorare insieme, questa cosa carina che c'è
che è nata proprio per caso da una sua idea. Adesso oltretutto abbiamo già registrato anche il duetto insieme, per cui dovrebbe uscire, non so se è già uscito perché io non so più niente da qualche giorno, sul mercato il duetto nostro insieme che abbiamo registrato in studio. Comunque è stata una cosa divertentissima, mi mettevo i suoi vestiti, io non ho comprato vestiti per andare là, ho messo i suoi abiti proprio. Passavo dalla sua stanza, mettiti questo, quello, diceva no, Loredana, ah no, questo non ti piace, allora questo no, via, ma mi sono veramente, guarda, è stata una settimana, poi dovevo fare solamente l'ospite il giovedì e invece ho fatto sia il venerdì che anche la domenica, per cui è stato tutto un po' un ciclone, ecco. Devo dire il tuo curriculum di tanto rispetto, si inizia dal 1987 con cantavi in inglese, musica da discoteca, poi siamo passati alla musica italiana. 86, sì. Scusami. Una sì. Colonna sonora di un film d'animazione che era Il Re Leone. E dicevo, ma manca qualcosa, un libro, non hai mai pensato di scriverlo? No, visto che ho scritto un libro. Hai scritto, allora non manca nemmeno quello. Ho scritto un libro e ti dirò di più, una fiaba. Allora io rispetto tutti e rispetto anche gli animali. E sto male quando vedo gli animali abbandonati e poi li trovi purtroppo poverini che sono morti sulle strade. Allora io tre anni fa ho scritto una fiaba che si chiama Briciola. E ho pensato di parlare ai bambini che sono gli uomini e saranno le donne di domani, i bimbi e le bimbe, certo, per spiegare a loro cosa sia il rispetto attraverso anche una fiaba, spiegare loro cosa succede al loro amichetto a quattro zampe se viene abbandonata, non è che non vada a star bene. E insomma, ma la cosa poi incredibile, a parte il fatto che comunque è stato un libro che per l'Italia è veramente una cosa fuori dal normale, perché ha superato le 100.000 copie, una cosa pazzesca, ma è stato premio letterario, premiato dal senatore Andreotti, Olivier Rubea, Paolo Mieli, un premio internazionale a Roma, ha vinto proprio il bello premio letteratura proprio per l'infanzia, una cosa che non mi sa. E questa penso sia stata una delle più grandi emozioni della mia vita, perché è proprio arrivata la nomination, queste quattro libri là con la fotografia, e poi quando ha vinto Briciola, cioè io non riuscivo a contenerlo, è stato fantastico. Allora veramente, ma cosa manca? Cosa manca nella carriera di Ivana Spagna? C'è tutto allora? Io penso che non manca niente. Oh, mancano tante cose ancora. Cioè io c'è una cosa che vi posso dire, guarda. Sì. E non faccio mai progetti a lunga scadenza perché le cose dopo non mi riescono mai, per cui vivo molto la giornata e più vado avanti più vivo la giornata. Ma ti posso dire che io so cos'è la disperazione, la gioia, tante altre cose, ma la noia non so cos'è, per cui voglio, ogni giorno mi vengono delle idee per fare delle cose. Adesso c'ho un altro libro. Sei molto creativa, vorrei... Cioè non riesco, non mi bastano le giornate. Per cui no, sono ancora molto indietro. Allora, Ivana, la mia tenera età, vedi? Allora noi siamo qua ad attendere tutte le novità, Sì. È una promessa che ci facciamo, perché vogliamo una sapere. Una promessa che ci facciamo, quando ci saranno quelle veramente eclatanti, lo farò volentieri, davvero. Allora Ivana, comunque domani parte la tua data, la data zero di questo tour, e fra l'altro il 24 aprile sei in Toscana. Esatto. Sei in Toscana. Esatto. Ecco, quindi lo ricordiamo, sei alla Torre del Lago, quindi una grande iniziativa comunque. Sì, ma quello non penso, non so, io non ho il calendario, certo, davanti, sì. Non penso sia il concerto comunque. No, sei ospite, quella è credo. Esatto, ci tengo molto a chiarire queste cose, certo. Però sono veramente felice di esserci, certo. Questo sì. Sei per questa ospitata. E comunque per tutte le novità noi mandiamo i nostri ascoltatori al tuo sito ufficiale, il www.ivanaspagna.com, se non vado errato. Esatto. Perfetto, benissimo. Che però non so dirvi qualcos'altro, nient'altro di più, perché io penso di essere una degli ultimi rimasti sulla Terra che non sa nemmeno accendere un computer. Mi vergogno. Ma sai fare tantissime altre cose, dai. L'importante è che tu sappia cantare, quello lo sappiamo di certo che è una garanzia. Ci salutiamo Grazie. Con la canzone Noi non possiamo cambiare, ok? Abbiamo scelto questa. Okay. Grazie ancora Grazie per la tua Ivana. Gentilezza. Grazie a voi. Un abbraccio in bocca al lupo. Crepi crepi, ciao a tutti. Ciao. Ciao.